La foto di Camilla accovacciata in lacrime nella sua cucina è diventata il simbolo della terza ondata della pandemia, incarnando la rabbia del mondo della ristorazione piegato dalla crisi economica scatenata dal Covid-19. Il suo locale, Bistrò Pasticciona, sul lungomare di Ostia, ha aperto nel 2019, ma dice Camilla Moccia è stato più chiuso che aperto. La specialità? La pasta all'uovo fatta a mano. Diplomata all'alberghiero, Camilla Moccia, oggi 22 anni, ha deciso di lanciarsi in questa sfida, aiutata dai suoi genitori che per il locale hanno lasciato il lavoro. Se non lavora il bistro della pasticciona, non si guadagna. Camilla racconta cosa è successo qualche giorno fa quando ha deciso di postare la foto sui suoi social. La foto racchiude, diciamo, un po' lo stato d'animo di un po' tutti coloro che stanno vivendo questo momento atroce, se così possiamo definirlo. La foto è stata scattata da mia mamma, ha rubato un piccolo momento in cui mi era accovacciata pensando e ripensando a tutti i problemi che ci stanno. Era una giornata no, quindi era già partita male, poi il tempo non era uno dei migliori, zero prenotazioni ed eravamo arrivati quasi al momento del verdetto, se possiamo dirlo. Quindi ancora non sapevamo se saremmo rientrati in zona rossa oppure no. Quindi stavo pensando un po' così al momento. È stata una cosa bruttissima perché sono arrivata a pensare addirittura non riapriremo più, perché dopo aver passato la prima ondata, rifare una seconda è pesante, anche perché possiamo dire che sono molto attaccate, perché l'ultima c'è stata a dicembre-gennaio. Non abbiamo avuto modo di ripartire e averla anche adesso è stata assurda. La giovanissima ristoratrice denuncia una mancanza di aiuti. Gli aiuti non ci sono stati proprio, dalla prima pandemia ad oggi sono zero, quindi noi abbiamo ricevuto solamente 4.000 euro per una piccola attività, soprattutto un'attività nata da poco, 4.000 euro non sono nulla. Non ci paghi neanche quasi 2 mesi di affitto con tutte le spese che ci sono, perché ovviamente non hanno bloccato niente, non hanno detto vi facciamo chiudere, vi diamo dei ristori, però nello stesso tempo vi leviamo anche le spese che avete. No, quelle ve le lasciamo e le dovete pagare, perché se voi non le pagate un ristorante non lo puoi più aprire, perché se io non pago le bollette tu mi stacchi la luce, il gas, mi stacchi tutto. Da qui un appello rivolto alle istituzioni, fateci lavorare. Vorrei che riaprissero tutto il prima possibile, perché fino a 2 giorni fa eravamo gialli, così da un momento all'altro siamo diventati rossi. Venerdì danno la notizia, però sabato e domenica ci fate lavorare e lunedì rientriamo in zona rossa. Ci sono molte contraddizioni, perché noi siamo chiusi, gli autogrill sono aperti con la normale ristorazione, i normali bar, le loro normali attività. Per qual motivo se io faccio una convenzione con delle aziende posso lavorare? Invece se voglio far sedere 2 persone non posso farlo. L'appello che vorrei far arrivare è che innanzitutto vorrei che vi metteste nei nostri panni di piccole attività, piccole e grandi attività. Vorrei farvi vivere quello che stiamo vivendo noi adesso per farvelo capire, per farvelo provare sulla vostra pelle, perché a quanto pare mi sembra che non sia arrivato questo messaggio, perché voi pensate che da un momento a un altro potete chiudere così, quindi non pensate che dietro una ristorazione o qualsiasi altra attività ci sia un'organizzazione, che non è che tu oggi mi dici sei giallo e domani diventi rosso così di punto in bianco. Quindi vorrei che arrivasse questo messaggio e soprattutto che ci devono far riaprire immediatamente.